Rosanna Masciantoni. È incredibile quante cose puoi vedere con le tue orecchie. Il prossimo intervento ci condurrà alla riscoperta dell'importanza del dono della voce e al recupero della bellezza e dell'utilità dell'ascolto. Tuttavia è in grado di vedere il mondo meglio di chiunque altro, poiché laddove i suoi occhi erano chiusi, il suo cuore era aperto alla luce. Emanuele Santoro ci ha fatto ascoltare Arabesque di Debussy. Grazie Rosanna Masciantonio, volontaria Amati per Leggere e donatrice di voce. Adesso il racconto del progetto La Voce del Buio, dedicato alla condivisione di audiolibri destinati a persone non vedenti, ipovedenti, con DSA e con difficoltà di lettura. Il progetto è ideato da Pietro La Barbera e Florence Della Valle, sua moglie. Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio. Grazie, io mi ricollego subito, siamo qui principalmente partendo dalla luce che è riuscito a dare Emanuele, non attraverso musica, vuol dire che apriamo strada per quanto riguarda la luce, quindi ascoltare quindi non solo con le orecchie, ma con il cuore, con la mente e con l'anima. Insieme a mia moglie Florence e a Rosanna, 3 anni fa, noi abbiamo deciso di creare questo progetto La Voce del Buio. Prima di parlare nel dettaglio della Voce del Buio, io direi di mantenere sul discorso dell'ascolto, di partire proprio dall'ascolto e l'importanza anche della lettura del linguaggio Braille con una lettura da parte di Florence in Braille, con il coinvolgimento vostro. Anzi, Florence, mi sembra che voleva dire qualcosa, dimmi, scusami. Sì, allora, infatti, per questa lettura che vi propongo, buon pomeriggio a tutti, scusate, per questa lettura che vi propongo dal titolo Il Palazzo di Gelato di Gianni Rodari, direi di fare tutti insieme un giochino. Quindi ogni volta che pronuncerò la parola gelato, voi tutti insieme dovrete dire Slurp.
slurp. E allora Florence legge e poi Florence spiegherà anche perché è importante conoscere il Braille. Prego, leggi qui avanti e io ti tengo il microfono, faccio io la asta. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore e i bambini venivano da lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato. Le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti. E i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in tanti riboletti rosa. «Presto!» gridò la guardia. «Più presto ancora!» E giù tutti a leccare più presto per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia! Chi me la porta?» Coi braccioli, se è possibile. Un generoso pompiere corse a prendere una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello e, per ordine dei dottori, nessuno ebbe mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. Già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna. Sì, cambiamo il microfono. Adesso, prima di parlare qui, amore, perché è importante il Braille? Di là poi vi spiegherò il motivo per cui non è il progetto. Ma io direi che è importante perché è il linguaggio nostro dei non vedenti, quindi il modo che ci permette di leggere e scrivere. Quindi se non conoscessimo il Braille, secondo me saremmo degli analfabeti. Infatti. Siamo partiti proprio da questo, perché noi abbiamo una casa di 60 metri quadri e avere dei testi in Braille significa... cioè occupare tutta la casa di testi in Braille, insomma. E partendo proprio da lì è venuta fuori quest'idea, guarda, amore, forse è meglio che passiamo agli audiolibri, insomma, non perché non abbiamo più spazio. E quindi poi parlando con Rosanna abbiamo deciso di creare questo sito. Anche se ho la passione per il cartaceo, però certo. Il cartaceo resta sempre il cartaceo, come i libri, assolutamente. Però abbiamo, anche perché poi c'era l'altro aspetto, perché serviva qualsiasi cosa, quindi anche il manuale della lavatrice, io lo registravo io con la mia voce per poter aiutare lei. Allora da lì abbiamo pensato di creare questo sito con dietro l'appoggio di un'associazione di Campopasso, anzi Campopasso, che ci ha pagato il dominio, che fosse un vero e proprio servizio, nel senso, infatti noi siamo l'unico sito in Italia, perché ce ne sono tanti altri, insomma, però che faccia, rispondiamo a tutte le richieste degli utenti, cioè dal bugiardino delle medicine al saggio storico, cioè qualsiasi richiesta noi registriamo. Veramente anche la Bibbia, abbiamo registrato la Bibbia. Il nostro donatore in 2 anni ha letto tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, insomma alla fine li abbiamo dovuto santificare perché ha letto l'Antico e il Nuovo Testamento. E quindi sulla base di questo abbiamo creato il progetto La Voce del Buio. La Voce del Buio anche perché Florence si è innamorata di me rispetto alla voce, questa è già una grande cosa, insomma, quindi non ha guardato all'apparenza, quindi. Ti faccio il canto? La voce del buio.
praticamente, logicamente, abbiamo abbinato al progetto, quindi al sito La Voce del Buio, altre attività parallele che sono il teatro al buio, le cene al buio, il fatto di poter permettere ai donatori di voce che non sono in grado di metterci la giusta espressività, anche laboratori di lettura espressiva gratuiti. Abbiamo abbinato due app, cioè un'app che ci ha creato la scuola Boccardi di Termoli, che ci ha creato un'app per Android, quindi per avere accesso al sito in maniera molto più semplice. L'Apple ancora non riusciamo, perché sono necessari 10.000 euro per poter creare un'app per l'Apple. Tutto, logicamente, noi tutte le attività sono tutte sotto forma di volontariato, assolutamente, quindi donatori eccetera. E poi abbiamo creato un altro abbinamento, un altro, diciamo, arricchimento con un'altra app che si chiama Be My Eyes, cioè prestare gli occhi. Quindi noi possiamo prestare di tutto e non solo la voce, qualsiasi organo è possibile prestarlo, insomma, quindi assolutamente. E quindi gli occhi, perché c'è questa app, ci si iscrive sia chi non vede e chi vede, ti arriva una videochiamata, di solito a me arrivano videochiamate di animali smarriti. C'è questa persona non vedente che con il e quindi mette il cellulare con la videochiamata, quindi in direzione, io dico spostati a destra a sinistra, quindi uno presta gli occhi lo stesso. Però non è stata creata da noi, ci vengo a precisare. No, non è stata creata, noi abbiamo solo creato questo gemellaggio, l'app invece ce l'ha. E quindi sulla base di questo il nostro progetto, in effetti il principio è quello, quindi di stimolare non solo alla lettura ad alta voce, ma anche l'ascolto, quindi con il cuore, con la mente e con l'anima. Adesso noi ascolteremo la voce di Rosanna, e quindi lei rappresenterà un po' i nostri donatori e quindi spiegherà poi l'importanza anche del donatore di voce. Prego Rosanna. Lo tengo io, perché io sono bravissimo a fare l'asta. L'alchimista prese un libro portato da qualcuno dalla carovana. Il volume era privo di copertina, ma lui riuscì ad identificarne l'autore, Oscar Wilde. Mentre sfogliava le pagine, trovò la storia su Narciso. L'alchimista conosceva la leggenda di Narciso, un bel giovane che tutti i giorni andava a contemplare la propria bellezza in un lago. Era talmente affascinato da se stesso che un giorno scivolò e morì annegato. Nel punto in cui cade nacque un fiore, che fu chiamato Narciso. Ma non era così che Oscar Wilde concludeva la storia. Egli narrava invece che, quando Narciso morì, accorsero le oreadi, le ninfe del bosco, e videro il lago trasformato da una pozza di acqua dolce in una brocca di lacrime salate. «Perché piangi?» domandarono le oreadi. «Piango per Narciso», disse il lago. «Non ci stupisce che tu pianga per Narciso», soggiunsero. Infatti, mentre noi tutte le abbiamo sempre rincorso per il bosco, tu eri l'unico ad avere la possibilità di contemplare da vicino la sua bellezza. Ma Narciso era bello? Domandò il lago. Chi altri meglio di te potrebbe saperlo? Risposero, sorprese, le oreadi. In fin dei conti, era sulle tue sponde che Narciso si scorgeva tutti i giorni. Il lago rimase per un po' in silenzio e infine disse, io piango per Narciso. Ma non mi ero mai accorto che fosse bello. Piango per Narciso perché tutte le volte che lui si sdraiava sulle mie sponde io potevo vedere riflessa nel fondo dei suoi occhi la mia bellezza. Che bella storia, disse l'alchimista. La bellezza degli altri riflessa, fa vedere la nostra bellezza. È questo quello che è un po' il senso del donare e del donarsi. Noi ci definiamo donatori di voce perché diamo quello che noi abbiamo a chi ha difficoltà, ai non vedenti, agli ipovedenti, ma anche alle persone con delle disabilità diverse. Può essere la dislessia o anche l'Alzheimer, non essere più in grado di reggere un libro tra le mani. Quello che facciamo noi, adesso l'emozione, è fare nostro il testo, non leggerlo, assimilarlo, perché quello che noi dobbiamo ai nostri utenti è riuscire a far vedere loro i colori che altrimenti non potrebbero vedere, emozionarli come noi ci emozioniamo tra le pagine di un libro. Ed è difficile non tanto per la lettura o per l'assimilazione in sé, quanto, come diceva Pietro prima, noi siamo chiamati a leggere qualunque cosa,
anche libri che mai sceglieremmo tra gli scaffali di una biblioteca o di una libreria. Quindi il lavoro che facciamo è su noi stessi prima ancora che donarlo ai nostri utenti. Assimiliamo il testo, ci ascoltiamo, la lettura ad alta voce è fondamentale. Adesso, al di là di quelle che possono essere le difficoltà di ognuno, ma credo che sia notizia anche riproposta in questi ultimi giorni, quanto i nostri ragazzi capiscono di quello che stanno leggendo? Ascoltiamoci, ascoltiamo la nostra voce per sentire le nostre emozioni, come adesso, e per farle nostre, perché se non riusciamo ad emozionarci non possiamo neanche trasmettere le emozioni. Quindi quello che facciamo non è soltanto donare, ma è vedere negli altri la bellezza che anche noi abbiamo. È bellissimo, è la cosa più bella che noi donatori riceviamo, è il ringraziamento degli utenti, perché è un dare reciproco. Loro ci danno la gioia di poterci ascoltare e ricevono la gioia di poter accedere a dei testi che altrimenti, come diceva Pietro, o c'è il libro in braille o ci stanno loro in casa, perché è vero che è bello il cartaceo, ma è un pochettino impossibile. E le nostre biblioteche sono sfornite, assolutamente sfornite. Quindi questa esperienza regala emozioni belle, e siamo contenti anche che poi siano approdate nelle scuole. La Brigida, che è a noi più vicina, ne è un esempio pratico, con le letture al buio, con le registrazioni delle varie classi, e c'è inclusione, davvero inclusione. I ragazzi si sentono parte di un comune obiettivo, lavorare insieme per aiutare la persona che ha bisogno. Crescere così credo che sia l'obiettivo un pochettino di tutti quanti, anche di, insomma, la ragione per cui esiste questo seminario. Sì, volevo chiudere solo con... Grazie, è vero. Logicamente, sul ribadire il discorso dell'inclusione e l'integrazione, noi abbiamo rapporti con molte scolaresche che registrano dei libri, e questi libri registrati all'interno della classe, logicamente c'è la persona che ha difficoltà nella lettura, quindi il disabile, che diventa donatore e poi si va a scaricare l'audiolibro per poter utilizzare per la didattica. Quindi questa è vera inclusione, quindi questa è la cosa importante. Io direi di chiudere, oltre a ringraziarvi, direi di chiudere e ritornare alla luce che ci dà la musica, perché anche la musica, come la parola, ci dà grandi luci. E quindi chiudiamo con Emanuele, che ci proporrà questa volta un brano scritto da lui, For You, e quindi For You per noi, per voi, insomma. E c'è una cosa, anche un aspetto particolare, c'è un video in cui, se non mi sbaglio, voglio chiedere a Emanuele questo video, scusami Emanuele, il video è stato realizzato da te, scusami, o da chi è stato realizzato? Sì, praticamente è stato, diciamo, realizzato da me, ovviamente in collaborazione con alcuni miei, diciamo, colleghi che mi hanno appunto aiutato a montarlo. Benissimo. E allora ritroviamo la luce attraverso la musica di Emanuele For You.